Buongiorno ragazzi, bentornati nel canale. Tanti di voi hanno dei dubbi. Come fai a spiegare un mestiere via online? Ma come funziona questa scuola? Ma si impara davvero in questa scuola? Quindi, essendo che siamo ad agosto, ho deciso di darvi un assaggio. In questo video vedrete tutti degli spezzoni della scuola di falegnameria, prima nei locali vecchi, ora nei locali nuovi. Quindi guardate attentamente questo video e poi valutate voi stessi se veramente secondo voi questa scuola vi può o non vi può insegnare quello che io dico di poter insegnare. Quindi vi lascio agli spezzoni, vi saluto a tutti, ci vediamo alla prossima, un saluto da Diego. Prepariamo un pezzo che sia leggermente più lungo della nostra cornice che dobbiamo carteggiare. Lo andiamo a fissare sul nostro piano di lavoro con due morsette in modo da tenere fermo il nostro piano di lavoro. Ovviamente ragazzi, quando farete cornici e qualsiasi pezzo, un consiglio che vi do: prima di andare a effettuare tagli di misura 45 dritti che siano, prima fate questa lavorazione, perché se noi andiamo a tagliare il pezzo a 45 gradi prima di carteggiarlo, quando poi andremo a carteggiarlo usciremo fuori, rischiamo di fare questo lavoro qua, di andare a rovinare il nostro 45 gradi con la carteggiatura. Quindi quando preparate qualsiasi tipo di pezzo, ovviamente se vi serve un pezzo da 50 fatelo 5-6 cm più lungo, quindi lasciate sempre le vostre cornici una decina di centimetri più lunghe, le carteggiamo, fatto la carteggiatura poi andiamo avanti con la prossima lavorazione. Quindi ora, fatto questo ragazzi, fissiamo la nostra cornice più lunga con due, Benedetto seguimi, chiodini di testa sul nostro piano di lavoro. In modo da tenere fermo il pezzo che dobbiamo carteggiare e riuscire a lavorare con la carta vetro con entrambe le mani. Detto questo ragazzi, quando si carteggia innanzitutto si tiene sempre quattro dita sopra e pollice sotto, ok? E si deve tenere ovviamente le otto dita e i due pollici sotto. Perché? Perché io ora poso la mia carta vetro nel primo angolo dove devo andare a carteggiare, tengo la carta vetro ferma e vado a dare avanti e indietro, ve lo faccio vedere piano ragazzi, in modo da carteggiare. Se tenessi con una mano sola, questa carta vetro qua mi saltella e potrebbe scapparmi dal punto che devo andare a carteggiare. Quindi allora ragazzi, tutte le frese col cuscinetto servono a copiare. Cosa vuol dire accoppiare? Abbiamo il cuscinetto posizionato in modo o maniera, ne prendo ancora una, che la lavorazione è obbligata. In che senso? Nel senso che più di quel tanto in profondità non possiamo andare. E ora vi spiego. Allora, partiamo da questa. Questa qua, ragazzi, ha una fresa per rifilare. Rifilare cosa vuol dire? Ora questa è usata, vuol dire che noi abbiamo un pezzo di legno
esempio, ora ho fatto dei campioni, ragazzi. Io non vado tanto all'estetica del campione, ma vado tanto al succo, a farvi capire le cose. Ho preso un pezzo di tavola di abete, ho avvitato sopra con tre viti un pezzo di compensato di MDF da 4 mm. Quante volte noi dobbiamo rifilare un pezzo di compensato e portarlo a filo del telaio che abbiamo in abete? Allora, se noi andiamo a usare questa fresa qua, non avendo cuscinetto, cosa succede? Poi andremo a vederlo nel dettaglio, lo monteremo nel pantografino. Succede che quando noi andiamo a posare la fresa contro il nostro tacco di legno, ok, questa riesce, essendo che non ha cuscinetto, riesce a entrare dentro all'infinito. Vuol dire che non abbiamo un supporto per poter rifilare il nostro compensato. Quindi con questa fresa possiamo fare lavorazioni diverse, ma non questa. Usando la fresa col cuscinetto, la fresa praticamente gira, ovviamente mentre che il cuscinetto cammina, la fresa gira, mangia il mio compensato, ho lo scontro e non va da nessuna parte, rimane ferma, e il cuscinetto, essendo perfettamente a filo del coltello, mi porta il compensato a filo del travetto di abete senza fare il dente, cosa che la fresa senza cuscinetto non dà la possibilità, ok? Quindi questa fresa qua serve per rifilare i compensati. Qua, vuoi che qua sia 5 mm, vuoi che qua il compensato sia storto in questa maniera qua, lui, il cuscinetto, posa sulla superficie sotto, che ovviamente deve essere dritta, e porta il compensato tutto smangiucchiato, tutto irregolare, a filo del mio telaio. Allora, ragazzi, dobbiamo capire come piallare e portare a pari la nostra fascetta al nostro listellare. Ovviamente abbiamo regolato il nostro pialetto, andiamo a capire come lavorare. Allora, ragazzi, questa qua è impellicciatura. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi, se pigliamo con il nostro pialetto, diamo una passata sull'impellicciatura, la sfondiamo e andiamo a rovinare il pezzo. Quindi, per evitare questo inconveniente, abbiamo delle regole da attenersi. Allora, quali sono le regole? Innanzitutto, mai piallare con la lama verso il pezzo di listellare. La lama deve andare sempre ad uscire verso il fuori. Seconda cosa, lama sempre perfetta, senza denti, affilata. Il pialetto, quando taglia, deve fischiare, tipo, quindi vuol dire che quando sentiamo quel leggero fischio che poi sentirete, il pialetto taglia bene. Quindi partiamo tenendo ovviamente pollice e indice, come sempre, il pialetto, e col palmo della mia mano tengo il sedere, il culetto del mio pialetto, in modo che il pialetto non mi venga indietro. Quindi la posizione per prendere il pialetto in mano è la seguente, ragazzi. Poi pollice e indice sono il binario che mi permette di non fare questo movimento. Quindi poso il mio pialetto, tengo pollice sopra e indice sotto. L'indice sotto è quello che mi va a picchiare contro la mia fascetta, ok? In modo che il pialetto non possa fare neanche questo movimento. Quindi abbiamo il pieno controllo del nostro pialetto, possiamo iniziare a piallare. Ragazzi, una cosa molto importante: non si pialla mai dal dietro verso il davanti, si pialla sempre dal davanti verso il dietro, perché se noi pialliamo dal dietro, poi non abbiamo più base d'appoggio per andare a piallare il nostro pezzo. Quindi partiamo con il pialetto inclinato, pollice e indice che tengono fermo il pialetto, e partiamo andando in avanti a piallare. Quando torniamo indietro, incliniamo il pialetto in modo che non roviniamo il filo del nostro coltello. Quindi piallata avanti, incliniamo, torniamo indietro, posiamo, leviamo il truccio, piallata in avanti, incliniamo, torniamo indietro. Quindi, ragazzi, porta sempre
a scontro sul mio telaio, stesso discorso, anche qua vado a registrare la mia macchinetta per forare in modo e maniera da avere sempre il lato piatto sotto parallelo, ok? Non deve rimanere né così ragazzi, deve rimanere perfettamente pari. Quando abbiamo raggiunto la giusta regolazione, andiamo a bloccare anch'essa sulla staffa di regolazione con una morsa, in questa maniera qua. Ragazzi, siamo quasi pronti per la foratura. Allora, abbiamo avvicinato la nostra porta, come possiamo notare, al nostro telaio. Per essere sicuri, cosa facciamo noi? Essendo che questa ovviamente ha il vetro, quindi ho un montante da 10 cm circa e riesco a mettere la morsa da qua al filo esterno del mio braghettone, la metterò così. Nel caso avessimo la porta padellata, prendiamo dal braghettone esterno dall'altra parte e andiamo a stringere la porta contro, scusate, dalla battuta della vostra porta esterna andiamo a stringere fino al braghettone esterno. Quindi mettiamo un tacchettino, qua stiamo lavorando con il vecchio ragazzi, e andiamo a assicurarci che la nostra porta rimanga perfettamente contro la battuta del nostro telaio, bloccando sia sotto che sopra con due morsetti, in modo da essere tranquilli che la nostra porta sia perfettamente attaccata al nostro braghettone. Mi raccomando ragazzi, è una cosa molto importante. Questo e questo andranno via, tutto il resto rimarrà. Andiamo a vedere. Arrivati a questo punto ragazzi, attenzione, attenzione, perché mentre nella coda di rondine normale io tagliavo in questo verso qua, perché la coda di rondine mi usciva fuori, quindi dovevo fare il taglio netto da una parte e dall'altra, in questa incastro qua ragazzi noi dobbiamo lavorare con la pettinina inclinata, dobbiamo arrivare a fare il taglio fino a questo segno e fino a questo segno, anche un pelo abbondante, ma senza tagliare e uscire fuori, perché altrimenti vediamo il taglio sul nostro frontalino. Per fare questo ragazzi lasciamo sempre il segno va sempre lasciato sul pezzo che rimane, quindi noi andiamo a asportare una e due, i segni rimarranno rispettivamente su 1, 2 e 3 pezzi. Quindi partiamo con la nostra pettinina, non so se Benedetto la riesce a inquadrare, inclinata, e andiamo a dare il primo taglio alla nostra coda. L'inclinazione non è importantissima, perché possiamo correggerla quando vediamo che siamo arrivati su uno dei due segni, incliniamo la pettinina leggermente e andiamo a portare il taglio preciso su entrambi i pezzi. Quindi partiamo e diamo il primo taglio. Allora ragazzi, sono arrivato sopra sul mio segno, c'è un po' di polvere, comunque sono arrivato sul segno, sotto un po' meno, quindi vado a inclinare e arrivo a toccare i due angoli col mio taglio. Ovviamente questa operazione la ripetiamo su tutte e due le code di rondine in questa maniera. Incliniamo e arriviamo perfettamente sui due segni, quello sopra e quello di fianco. Ovviamente ragazzi, farle perfette a mano è un'impresa molto ardua, quindi partiamo e diamo il terzo taglio. Siamo arrivati in cima e sotto no ragazzi, quindi da questa inclinazione
inclino e vado a toccare il sotto. Siamo arrivati sul segno, quindi facciamo l'ultimo taglio. Inclino, abbiamo fatto i quattro tagli lasciando i segni sempre sul pezzo che rimane. Uno sì, uno no, e uno sì, uno no, e sappiamo che quelli col pallino sono quelli da tagliare. Andiamo avanti. Ora ragazzi, andiamo a tagliare quelli con i pallini. Come andiamo a tagliarli? Allora, il segno che abbiamo tracciato deve rimanere sul pezzo buono, quindi dobbiamo tenere all'interno, non dobbiamo andare a togliere nessun segno. Quindi cosa facciamo? Ora incido e vi faccio vedere. Allora, ho lasciato il segno, guardiamo dal di sopra bene. Come potete notare, il segno è qua, ragazzi, è qua, ok? Quindi il segno deve rimanere. Parto con la mia pettinina e arrivo fino a questo spigolo qua, ok? Lasciando sempre questo segno e vado a tagliare, a dare il primo taglio, scusate ragazzi. Quando facciamo questo lavoro, ragazzi, dobbiamo essere sicuri di arrivare sul segno anche dall'altra parte. Se Benedetto fa vedere, siamo sul segno preciso. Ora giriamo il nostro pezzo e andiamo a fare, ovviamente, sempre in diretta, anche il taglio dall'altra parte, sempre lasciando il segno, ragazzi, eh? Questa maniera qua. Fatto questo, molliamo, giriamo il nostro pezzo in piedi e andiamo a ripetere l'operazione. Come, ragazzi? Ovviamente ora dobbiamo andare a tagliare questo lato qua. Stesso discorso, questo segno, questa è una coda di rondine buona, mettiamo B di buono e B di buono. Quindi il segno deve rimanere sempre sul buono. Quindi partiamo con la nostra pettinina inclinati, aspettate che levo la squadra perché sennò fa casino, e andiamo a dare il taglio a togliere il blocchetto esterno, ok? Quindi partiamo, e andiamo a tagliare, come detto, il pezzo esterno. Come potete notare, il segno mi è rimasto sul buono, la B di buono. Ora giro e ripeto l'operazione, ovviamente in questo caso anche dall'altra parte. Ma deve essere una superficie completamente liscia, perché se è la seconda affilatura che facciamo, ovviamente quando noi affiliamo uno scalpello leviamo la filatura vecchia ripassando la mola, stesso discorso per la lama, quindi leviamo la bava eventualmente avuta dalla precedente affilatura e la riportiamo a filo. Andiamo avanti. Ora praticamente la nostra lama, ragazzi, è un pezzo di acciaio senza nessuna bava. Ora dobbiamo andare a dare la bava sul filo per farla tagliare. Come si fa a fare questo lavoro qua? Allora ragazzi, io ho un trucco che mi ha insegnato un signore anziano, lui le affilava così, io ho imparato a affilarle così e mi sono sempre trovato bene. Per fare questo lavoro, ragazzi, cosa serve? Serve un taglio su un banco, ok? Un taglio che entri la nostra lama, che sarà lo scontro, diciamo, per tenerci ferma la nostra lama quando andremo ad affilarla, ok? Si può fare tranquillamente con un seghetto. Una volta fatto questo taglio, ragazzi, infiliamo la lama
in modo e maniera che la superficie rimanga tutta fuori. Quindi mettiamo lo spigolino dentro, ok? Che ci serve per tenerla ferma, che non faccia, se la mettiamo qua, ci cammina. Quindi la teniamo incastrata dentro l'angolino. Con la mano sotto prendiamo la lama e gli facciamo fare una sorta di piegatura in questa maniera qua. Appena appena, non serve piegarla a fare un cerchio, ecco, bisogna leggermente tenerla inclinata. Prendiamo il nostro acciaino e andiamo a dare dei colpi solo in avanti a uscire in questa maniera, non a entrare o dritti. Il triangolino deve fare questo movimento qua, ok? Tenendo la lama leggermente tonda, acciaino posato sopra, inclinati di 10-15 gradi, andiamo a dare dei colpi in questa maniera a uscire. Vedete? E diamo svariate passate. Man mano che noi passiamo, se passiamo ora non posso farvelo vedere, comunque abbiamo creato una sorta di bavetta che sarà quella che poi andrà a lamare il legno. Quindi procediamo e diamo ancora qualche passata, sempre a uscire. Non interrompiamo mai la passata, di cima a fondo diamo le nostre passate. E andiamo avanti